tutti. Non so bene che cosa dire all'inizio di questo video, se non che sì, mi sono sposata e niente, avevo piacere di raccontarvi un po' com'è andata questa avventura, visto che è stata una vera e propria giostra di emozioni, di alti e di bassi, però alla fine si è concluso tutto per il meglio, è stata una vera e propria favola, è stato un giorno più bello di quanto potessi mai immaginare, quindi avevo piacere di raccontarvi un po' come è andato e soprattutto di rispondere alle vostre curiosità su Instagram. Vi ho chiesto appunto se avevate domande o curiosità, perché sennò avrei parlato per ore e ore di cose di cui magari non interessa nessuno. Ho diviso le vostre domande per argomenti, non so se l'ordine con cui affronterò questi argomenti sarà giusto o meno, però l'importante è rispondere insomma alle vostre curiosità e vi anticipo già da adesso che ad alcune domande magari non risponderò o se non entrerò nel dettaglio riguardo ad alcune cose, perché penso comunque che il matrimonio sia una cosa molto personale e intima. Sapete quanto io sia riservata, quanto lo sia mio marito. Dire mio marito, vabbè. Siamo sposati da pochissimo, quindi perdonate se avrò ancora un po' dei momenti così di ridarella o nonsense, ma ci siamo sposati venerdì, quindi per me è ancora tutto un sogno. Non ci credo che sia successo. E quindi, come vi dicevo, magari in alcune cose non entrerò troppo nel dettaglio per questo motivo, perché comunque tantissime cose preferisco tenerle per me. Ma iniziamo con la domanda più gettonata dopo quella dell'abito, ovvero dove ci siamo sposati. Ci siamo sposati a Budapest e, a differenza di quello che ha pensato qualcuno di voi, non è stata una mia scelta. O meglio, sono stata contentissima di sposarmi a Budapest, ma è stato il requisito, la condizione, chiamiamola così, la richiesta del mio fidanzato, che quando mi ha chiesto appunto "Ci sposiamo?" mi ha detto "Però ci sposiamo a Budapest", e io sono stata molto contenta di accettare, perché Budapest è una città che per noi significa tantissimo, a cui siamo molto molto legati. Per chi non lo sapesse, io ho origini ungheresi, mia madre è ungherese, quindi fino a un anno e mezzo fa avevo comunque i miei nonni a Budapest, o almeno mia nonna, e io da sempre ho sognato il mio matrimonio almeno con mia nonna, a cui ero molto molto legata. Purtroppo non c'è più, non ci sono più i miei nonni, sono morti veramente a distanza di nemmeno 2 anni, e quindi per me è stato molto importante sposarci a Budapest anche per questo motivo, e sono contentissima che sia stata, diciamo, una richiesta del mio allora fidanzato, ora marito, non so come chiamarlo, di sposarci appunto a Budapest, perché significava moltissimo, cioè significa tutt'oggi tantissimo per noi. Qualcuno di voi mi ha chiesto anche come abbiamo fatto diciamo, invitare parenti e amici dal momento che ci siamo sposati all'estero. In realtà, sposandoci anche qua in Italia, ci sarebbero state delle difficoltà, perché parte della mia famiglia è in Ungheria, abbiamo degli amici e altri parenti comunque in giro per l'Europa, alcuni in America, quindi sapevamo fin dall'inizio che anche sposandoci qua in Italia non ci sarebbero potuti essere tutti quanti, purtroppo. Noi ci siamo impegnati veramente tantissimo. Dovete sapere che io ho impiegato tantissimo tempo a sbattermi per le altre persone, per farle venire. Mi sono informato, ho cercato io i voli, gli hotel. Abbiamo scelto inizialmente un giorno in base all'opportunità appunto dei nostri, soprattutto parenti, di poter venire. Abbiamo fatto il possibile, ma sembrava non essere mai a sufficienza. Infatti, tornando indietro, questa cosa non la farei, perché noi ci siamo sposati per noi, non ci siamo sposati per gli altri. Quindi tutto questo tempo investito per gli altri mi è dispiaciuto, perché poi non ha dato alcuna soddisfazione. Però, a parte questo, come vi dicevo, sapevamo che non tutti magari sarebbero potuti venire per impegni, per
per qualsiasi motivo, cioè alla fine nessuno è obbligato a farsi un viaggio, per quanto economico e facile possa essere, lo sapevamo fin dall'inizio, ma appunto per noi era importante, se dovevamo sposarci, dovevamo sposarci a Budapest, quindi ci è dispiaciuto chiaramente non poter avere tutti tutti, ma non sarebbe stato fattibile avere tutti tutti quanti in nessun caso. Chi ha organizzato il matrimonio? Quanto è stato stressante? Qual è stata la parte più bella? E da quando avete iniziato a organizzare? Io mi sono messa sotto in realtà tipo il giorno dopo la proposta perché ero curiosissima di cercare qualche location a Budapest. Io avevo una mezza idea, mi sarebbe piaciuto tantissimo sposarmi sui bastioni dei pescatori, comunque a Buda, una delle parti più belle. Più romantiche secondo me. Quindi io mi sono messa subito sotto e abbiamo organizzato principalmente io, mia mamma, mia sorella, mio babbo, insomma, abbiamo fatto noi in famiglia, non ci siamo rivolte ad altre persone, un po' perché comunque a me diverte scegliere e organizzare. Poi avevo già le idee chiare quasi su tutto, quindi volevo che fosse tutto come me l'ero sempre immaginato, sempre sognato, e quindi è stato molto divertente organizzare. Poi la burocrazia e la pandemia hanno rovinato tutto. No, scherzo, hanno reso tutto più difficile, ecco, e soprattutto più stressante. È stressante anche cercare di concretizzare qualcosa che magari hai in mente perché, che so, magari non è fattibile o è fuori budget o non vale la pena, ti accorgi che non vale la pena magari spenderci tutto questo tempo, queste energie, questi soldi in qualche cosa. Però in linea generale, io e mio marito avevamo le idee molto molto chiare su quello che volevamo, su quello in cui volevamo investire, su quello che era più importante per noi, su quello su cui potevamo venire un po' a compromessi o che non era così tanto importante per noi. Quindi ha aiutato tantissimo avere le idee chiare, sapere esattamente che cosa volevamo. Ha aiutato veramente tanto, ve lo posso dire. È stato stressante perché eravamo solo noi, tante cose non sapevamo magari a chi rivolgerci, quelle volte che ci siamo rivolti a qualcuno, magari le risposte che ci davano non erano molto chiare, soprattutto nel momento in cui abbiamo deciso di sposarci all'estero. Inizialmente sembrava tutto facile, in realtà poi il comune, l'ambasciata, l'anagrafe, tutti ci dicevano una cosa diversa e quindi abbiamo avuto difficoltà a presentare e capire quali documenti servissero perché ognuno ci diceva una cosa diversa. Se poi magari da una settimana all'altra ci dicevano di nuovo cose diverse, quindi non avere chiaro che cosa serviva, i documenti necessari ha reso tutto più complicato. E poi vabbè, si è aggiunta la pandemia, per cui abbiamo dovuto rimandare già una volta il matrimonio e poi dovevamo partire il 2 settembre per andare a Budapest e il 4 sposarci. E chiaramente il 1 settembre hanno chiuso le frontiere. Io non voglio entrare molto nel merito di questa decisione o nell'argomento pandemia, perché non penso di dover dire molto a riguardo. Quello che ci tengo a dire è che se ci siamo sposati quest'anno non è stato per egoismo, non è stato un capriccio. Le ragioni dietro alle scelte così personali e intime di certe persone magari possono sembrare appunto un egoismo, ma non sapete che cosa c'è dietro. Non voglio dovermi giustificare con qualcuno dal momento che abbiamo fatto tutto seguendo le regole, la legge, ogni tipo di normativa, è stato fatto tutto in pienissima sicurezza. Quindi non mi sento di dovermi giustificare con qualcuno dal momento che abbiamo fatto tutto come andava fatto. Fatto sta che sapere appunto pochi giorni prima della partenza che ehi, non possiamo più partire perché hanno chiuso le frontiere ha aggiunto tantissimo stress, ma siamo stati fortunati a poterci organizzare. Per l'organizzazione in generale non avevo un tema, non avevo dei colori in generale perché volevo veramente che ognuno scegliesse un vestito che lo facesse sentire a proprio agio, che lo valorizzasse, quindi non mi sembrava bello imporre, che so, ai miei parenti, alle mie amiche un certo colore, un certo tipo di vestito. Volevo veramente che fosse qualcosa che mettesse a proprio agio, che valorizzasse le singole persone, così come io ho scelto il mio vestito
in base a questo, al fatto che mi facesse sentire bella e mi valorizzasse. Per i fiori sono stata sul neutro, diciamo, non scegliendo però il bianco che non mi faceva impazzire, ma un rosa, rosa antico, ed è l'unico, diciamo, vero e proprio colore che c'è stato e che c'è stato sui centrotavola, il mio bouquet e il nel taschino, diciamo, della giacca dello sposo. Volevo per questo tocco di colore rosa, anche perché sapevo che mi sarei truccata gli occhi di rosa, rosa un po' viola, e sulle labbra avevo appunto questo rossetto che avevo fatto già vedere in realtà quest'inverno, che era il rossetto del matrimonio, ovvero Mademoiselle di Coco Chanel. Come vi dicevo, ci siamo sposati a Budapest, a Buda, di fianco ai bastioni dei pescatori, all'hotel Hilton. Io avevo visto su internet queste foto bellissime del cortile dell'hotel, con un po' di rovine, la vista sul Danubio, sul Parlamento, e mi sembrava una favola. E quindi abbiamo scelto di sposarci appunto in hotel, abbiamo fatto una cerimonia civile, è venuta una signora dall'anagrafe, è stata una cosa molto, molto veloce, non me l'aspettavo, in 20 minuti penso è finito tutto. Noi inizialmente dovevamo alloggiare all'hotel Hilton, ma appunto dalla primavera l'hotel ha chiuso, ma ha aperto per il nostro matrimonio, quindi in tutto l'hotel, è un hotel grande, in tutto l'hotel c'eravamo soltanto noi, eravamo veramente pochissime persone, è stata una cerimonia molto intima. Fin dall'inizio comunque noi volevamo qualcosa di molto molto intimo, anzi fosse stato per noi, soltanto noi, i nostri testimoni e i genitori. Quindi eravamo pochissime persone, l'hotel tutto nostro. E per la preparazione ci hanno lasciato due stanze, in particolare io ero in una suite che dava direttamente sui bastioni, sul Danubio, si vede il Parlamento, insomma, io penso che non alloggerò mai più in un hotel del genere così bello, cioè io veramente sono rimasta incantata dalla vista, è stato strepitoso. Abbiamo contattato poi una ragazza che si occupa di decorazioni, le avevo fatto vedere qualche foto che avevo salvato su Pinterest, un po' per prendere ispirazione, ad esempio delle decorazioni, mi sono fatta fare un arco con dei fiori veri, dove poi ci sarebbe stata la vera e propria cerimonia, c'era un tappeto bianco, delle lanterne, noi ci siamo sposati verso sera, alle 6:30, quindi iniziava un po' anche il tramonto, è stata un'atmosfera veramente magica e io sono entrata sulle note di Kadaware Doki di Your Name e non vi dico l'emozione di poter arrivare con questa musica in particolare. La cerimonia, appunto, come vi dicevo, era in questo cortile. Finita la cerimonia c'è stato un piccolo rinfresco tipo aperitivo. Siamo usciti noi poi a fare altre foto, perché in realtà abbiamo fatto delle foto anche prima della cerimonia. Io temevo tantissimo che, vabbè, fosse cattivo tempo, visto che le previsioni inizialmente davano pioggia, il minimo. Temevo fosse brutto tempo, temevo di aver freddo, perché io inizialmente ho scelto un abito estivo perché dovevamo sposarci a luglio. La settimana del matrimonio si sono abbassate tantissimo le temperature, quindi avevo paura di aver freddo, avevo paura che venisse buio, che fosse cattivo tempo, insomma, abbiamo anticipato qualche foto prima della cerimonia, e quello che pensavo io era: cavolo, non ci sarà quell'effetto sorpresa, no? Che io arrivo con l'abito e tutto, e mio marito si girerà, mi vedrà, magari sarà emozionato, non lo so, perderò un po' quella cosa lì. Però, arrivati, diciamo, a quel punto, non me ne stavo preoccupando più di tanto, perché già per me era un miracolo riuscire a sposarci. E quindi niente, pensavo a questa cosa qua, e poi in realtà il fotografo e la persona che è venuta a filmarci, perché abbiamo fatto anche il video, oltre alla preparazione e tutto, ci hanno detto: adesso noi scendiamo, no, col futuro, con lo sposo, e fra 5 minuti scendi e raggiungici anche tu alla chiesa di Mattia, che è una chiesa bellissima proprio di fianco all'hotel. E quindi niente, io mi sono scesa, sono arrivata, il mio marito, insomma, il mio futuro marito, non so come chiamarlo, insomma, il mio amore era girato di spalle, io l'ho raggiunto
E niente, non voleva girarsi inizialmente, non sapevamo bene che cosa fare, eravamo molto emozionati, se posso dirlo, secondo me lui era anche più emozionato di me quel giorno. E quando si è girato e mi ha visto era contentissimo, era super felice, mi ha detto che ero bellissima e è stato un momento magico e sono molto molto contenta che sia stato poi anche immortalato perché abbiamo qualcosa da riguardare, da... non lo so. Comunque, appunto, c'è stato questo incontro e poi siamo andati a fare appunto le foto lì attorno ai bastioni. Finita poi la cerimonia, quando siamo, diciamo, usciti dal cortile, stavamo uscendo, ripercorrendo a ritroso la via che avevo fatto con mio papà. Ci hanno soffiato delle bolle di sapone, che era una cosa che avevo in testa da un sacco di tempo, mi ero informata dove poterle comprare, eccetera, perché mi piaceva di più l'idea di lanciare, tra virgolette, delle bolle di sapone invece dei petali o del riso, che si fa, diciamo, da tradizione. In linea generale il nostro matrimonio è stato molto fuori dalla tradizione, diciamo, molte cose non le abbiamo fatte a modo nostro perché doveva essere comunque qualcosa che rispecchiasse noi e non per far contenti appunto altre persone o per seguire la tradizione. Abbiamo scelto quello che appunto piaceva a noi e che ci rispecchiasse. E mi piaceva moltissimo l'idea delle bolle di sapone, anche perché sposandoci verso sera, secondo me, con la luce del tramonto avrebbe fatto un effetto bellissimo. E attendo le foto e il video del fotografo per scoprire se è stato così oppure no, però è stato molto da favola camminare con tutte queste bolle di sapone attorno. E poi il ricevimento è sempre si è sempre tenuto lì in hotel, all'ultimo piano, con questa vetrata enorme che dava appunto sul Danubio, si vedeva tutta la costa di Pest, illuminata, col Parlamento, eccetera, eccetera. Il menù che mi avete chiesto non era proprio tipico tipico ungherese, c'erano delle cose ovviamente tipiche. Era uno dei menù, diciamo, standard dell'hotel che abbiamo modificato in un paio di punti per aggiungere o togliere delle cose che ci piacevano o non ci piacevano. C'erano chiaramente delle cose tipiche, come ad esempio lo spezzatino di pesce oppure la minestra che assomigliava al goulash, ma fatta con dell'altra carne, delle altre verdure, della pasta fatta a mano, che era buonissima quella minestra, veramente buona. Poi c'erano tanti dolcetti, anche abbastanza tipici, ad esempio col purè di castagne. La torta invece, contro ogni aspettativa e decisione, ci cioè hanno provato in tanti a farmi cambiare idea, ma no, io sono rimasta della mia, la torta Saker, torta del matrimonio era Saker con un piano in realtà un po' più leggero, diciamo con un pan di Spagna alla vaniglia e crema alle fragole, ma il più della torta era appunto una torta Saker ricoperta di bianco perché mi piaceva l'idea comunque di una torta bianca e con sopra dei fiori veri, anche in questo caso le rose che richiamavano comunque il bouquet centro tavola. I tavoli poi erano tondi. Ogni tavolo aveva diciamo un suo numero, c'era poi un tableau fatto con diverse cornici, in ogni cornice erano riportati appunto i nomi delle persone che si sarebbero poi sedute al tavolo. Le musiche, come vi dicevo, quando sono entrata ha suonato Kataware Doki e la musica che abbiamo poi tenuto in sottofondo per il ricevimento, non so come spiegarla, come musica, ma se avete presente la playlist Jazzy Dinner su Spotify, il mood è quello, qualcosa di molto soft, molto tranquillo, in modo da poter parlare, chiacchierare, avere comunque un sottofondo. E il primo ballo, che è stato molto imbarazzante perché ci stavano guardando tutti ed eravamo soltanto noi sulla pista da ballo. E io non so ballare, mio marito non sa ballare. Io poi avevo quest'abito, adesso comunque ve lo farò vedere, con lo strascico e non sapevo come tenerlo per ballare, per non calpestarlo, per non farlo calpestare, insomma. C'è stato un po' di imbarazzo, ma è stato bellissimo e abbiamo ballato su Your Name, sì.
Your Song di Elton John, ma nella versione di Moulin Rouge. E quindi pazzesco, pazzesco. Abbiamo ballicchiato un po', poi nel momento clou della canzone mi ha fatto girare. È stato veramente molto magico. Passiamo ora all'abito. non so bene come descrivervelo, se non che è un abito che mi ha fatto da subito sentire molto bella. E non era l'abito che pensavo avrei scelto. Io cercavo qualcosa di chiuso, con le maniche, qualcosa di non troppo vistoso, perché sono una persona molto insicura, non mi sento a mio agio a mostrarmi, non mi sento a mio agio al centro dell'attenzione e soprattutto avevo paura di scegliere un abito in cui non sarei riuscita a camminare, quindi non volevo qualcosa di troppo voluminoso, non volevo qualcosa che mi rimpicciolisse. È un abito che secondo me mi valorizza e quindi sono contenta, sono molto molto contenta perché mi sentivo veramente bellissima. Non è qualcosa di esagerato, ma secondo me ha il giusto equilibrio. E niente, non so cos'altro aggiungere, se non appunto che mi sento bellissima con quell'abito. Infatti, visto che adesso ce l'ho nell'armadio, ogni tanto potrei indossarlo per casa. E avevo anche una sorta di coroncina che riprendeva i motivi floreali del vestito. Mi sentivo un po' una principessa così. E le scarpe che ho indossato erano dei sandali semplici, bianchi. Sono contenta di aver scelto poi dei sandali e non delle scarpe chiuse, perché con tutte le scalinate che mi ha fatto fare il fotografo, dalle 4 del pomeriggio fino alle 8 passate di sera, non sarei sopravvissuta. Di questo sono certa. Qualcuno poi mi ha chiesto delle fedi. Le fedi che abbiamo fatto fare le abbiamo fatte nella gioielleria in cui i miei genitori hanno fatto le loro fedi. Sono molto classiche, molto semplici, ma la cosa più preziosa e speciale è che per fare queste fedi abbiamo usato l'oro della fede di mio nonno. Quando è morto mio nonno, mia nonna infatti mi ha lasciato la sua fede e mi ha detto di usarla per le nostre fedi quando ci saremmo poi sposati. E quindi ho custodito in questi 2 anni, 2 o 3 anni, la fede di mio nonno e l'ho poi portata per fare le nostre. Quindi è molto semplice, ma con un significato molto molto grande e importante per noi. Durante la cerimonia le nostre fedi erano in una sorta di scatolina con dei fiori e il muschio che simile avevo visto su Pinterest, l'avevo fatto vedere alla decoratrice, non pensavo che l'avrebbe fatta non identica, perché la foto che avevo mostrato aveva soltanto il muschio, lei ci ha aggiunto delle rose, dei fiori che richiamavano il mio bouquet. Quindi sono stata felicissima perché era veramente tutto perfetto, come ancora più bello di quello che mi aspettavo. Altre domande che mi avete lasciato riguardano un po' quanto pianto, se mi sono emozionata, come mi sono sentita, come è stata la notte prima e come abbiamo fatto a trovare il traduttore. Parto subito da quest'ultimo punto. Dal momento che ci siamo sposati all'estero e io ho la doppia cittadinanza, mio marito invece no, per la cerimonia che era in ungherese serviva appunto un traduttore. In realtà anche quando abbiamo fatto domanda per sposarci era necessario che fosse presente un traduttore, che non può essere un membro della famiglia. Noi l'abbiamo trovato grazie a mia sorella, perché lei studia ungherese all'università e tramite la sua prof abbiamo avuto il contatto di una persona che appunto ha potuto tradurre per noi. Penso comunque che si possa richiedere, se non direttamente all'anagrafe, almeno all'ambasciata. L'importante, almeno nel nostro caso, così ci è stato detto, era che non fosse una persona della nostra famiglia, ma appunto esterna. Io non ho pianto quasi mai, ero molto molto emozionata, questo sì, mi sono un po' commossa durante la cerimonia, quando dopo la formula, diciamo, classica, la persona appunto che è venuta ha aggiunto delle parole un po' più personali, diciamo. Mi sono emozionata tanto anche nel dire il mio igen, il mio sì, e poi
quando ho ballato con mio papà il primo ballo mi sono emozionata molto, però non ho in realtà mai pianto, ero molto molto emozionata, ero sul punto di commuovermi praticamente sempre, ero molto molto contenta e sono ancora molto felice se ci penso. Non ero nemmeno in ansia ormai, forse perché era un giorno che stavamo aspettando da tanto, che ormai doveva realizzarsi mesi fa, per cui abbiamo combattuto e lottato tantissimo. Quindi forse prevaleva appunto l'emozione all'ansia. Per dire, non avevo nemmeno paura, che so, di inciampare. Comunque un po' di figure le ho fatte, però non so, ho solo questo ricordo molto molto bello, non vedo l'ora, sono felice di questo momento e di condividerlo con questa persona. Per quanto riguarda la sera prima, ero emozionata, ma nemmeno così tanto come quando poi mi sono svegliata il 4, nel senso ero felice, ero contenta ed ero abbastanza tranquilla, perché ormai non poteva, nella mia testa almeno, succedere più nulla, ormai era fatta, ormai eravamo lì, ormai era tutto pronto, tutto organizzato e semplicemente non vedevo l'ora. Quindi ero emozionata ma molto molto tranquilla. Diciamo che sì, ero decisamente emozionata quel giorno, ma ero anche tranquilla da una parte perché era tutto come volevamo. E soprattutto c'eravamo noi, quindi proprio la serenità di avere accanto la persona giusta, la persona che amo, ha fatto molto. Io ero sicura, è una persona di cui mi fido ciecamente, che amo, è la persona con cui sto costruendo la mia vita, il mio futuro. Quindi ero sì tantissimo emozionata perché è comunque un giorno importante. E speciale perché non capita tutti i giorni di vestirsi così, di essere al centro dell'attenzione, di farsi belli, di avere accanto tutte queste persone. Però è appunto una giornata bella e quindi sono contenta di non aver avuto ansia, di essermela goduta, di aver accolto quel che, diciamo, capitava, di non avere pretese o di non avere particolari aspettative, ma di essermi lasciata andare e aver vissuto il momento, di non avere paura di mostrarmi per come sono, proprio perché ero in mezzo a persone che comunque mi conoscono e quindi non avevo paura a essere me stessa, a calpestarmi il vestito. In generale eravamo noi, abbiamo celebrato il nostro amore. Eravamo noi e quindi niente, c'è tanta emozione, però sono stata contenta di essermi vissuto tutto in maniera anche serena e tranquilla perché non avevo nulla da temere. E niente, mi sembra di dire sempre le stesse cose, nulla di veramente sostanzioso, quindi spero che questo video vi sia piaciuto e spero di aver risposto un po' alle vostre curiosità e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!